Si è tenuta con successo la seconda iniziativa elettorale promossa dal Fronte per il No al Comune Unico dell'Isola d'Ischia. Dopo il presidio tenuto la settimana scorsa in piazza San Gaetano a Forio, domenica mattina gli attivisti che stanno contrastando con tutte le proprie forze l'antidemocratico progetto di accentramento del potere amministrativo sulla nostra isola si sono dati appuntamento all'Acquameno in piazza Santa Restituta. Montato il gazebo ed esposti gli striscioni, gli organizzatori in appena 4 ore hanno distribuito migliaia e migliaia di volantini, con cui si invita la cittadinanza ad opporsi al progetto del Comune Unico, che da sempre le lobby economiche e politiche della nostra isola vogliono realizzare per poter meglio gestire gli interessi della casta ischitana. Ad alcuni dei tanti componenti del Fronte per il No al Comune Unico dell'Isola d'Ischia abbiamo chiesto di spiegarci brevemente le motivazioni per le quali bisogna rispedire al mittente il tentativo di accorpare gli attuali 6 comuni isolani. Ma io esprimo un convinto no alla costituzione del Comune Unico sull'Isola d'Ischia, perché bisogna sventare il tentativo maldestro che alcuni politici stanno organizzando in riferimento a questo problema per spostare gli interessi economici e turistici, diciamo, nel versante orientale dell'Isola d'Ischia e quindi facendo diventare le altre comunità dell'isola delle frazioni dimenticate e su cui non ci sarà quell'attenzione necessaria per ordinare la restante parte del territorio isolano. Questo tentativo è un tentativo che già è stato negativamente sperimentato negli anni 1938-1945, con dei danni enormi che hanno subito le comunità dell'Isola d'Ischia, escluso il comune di Ischia Porto. Non cancelliamo la storia dei nostri comuni, no al comune unico. Votare sì significa annullare tutto questo, annullare l'autonomia. L'autonomia è un bene garantito proprio dalla Costituzione. Se noi accorpiamo tutti i comuni, un domani si disperde l'identità delle varie popolazioni dell'Isola d'Ischia. Perché no al Comune Unico? Perché non scompaia l'Acquameno come entità amministrativa, perché non si perdano valori e tradizioni, perché quello che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, non scompaia. Noi siamo contro il Comune Unico come abbiamo scritto anche nei volantini del Comitato, per non abolire le identità locali e soprattutto perché noi abbiamo, tutti i comuni hanno tradizioni diverse, ma il problema è anche un altro: quei promotori del Comune Unico non hanno ancora stabilito e programmato come deve essere riorganizzato poi il Comune Unico e quale sarà la destinazione degli attuali oggi 6 comuni isolani. A dimostrazione che dietro il disegno reazionario di accorpare i 6 comuni isolani ci sono i potenti dell'Isola Verde, nei giorni scorsi l'onorevole del PDL Domenico Desiano, potente albergatore della nostra isola e leader incontrastato del centrodestra locale, attuale consigliere provinciale di Napoli e consigliere regionale, ha provveduto a far affiggere sulle cantonate dell'isola manifesti elettorali per il sì, con tanto di foto personale e simbolo del Partito della Libertà in bella mostra. Ad ogni buon conto, il coro rivolto alle popolazioni isolane che unanime si è levato dalla piazza principale di Laccamena è stato questo: se vogliamo evitare che la piovra dei potenti politici ed economici estenda i suoi autoritari e antidemocratici tentacoli sulla nostra isola, abbiamo il dovere morale di impegnarci tutti affinché sull'Isola Verde non si verifichi mai la sciagura del Comune Unico.